Come accade dal 2005, l'Archivio Diaristico Nazionale attribuisce ogni anno una personalità del panorama culturale che si è distinta per la sua attenzione ai temi della memoria, il premio Città del Diario. Quest'anno il premio è stato assegnato a Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa e Linosa, che però non è potuta intervenire. Spero che questo applauso giunga alle orecchie di Giusy Nicolini. Ci disse subito, sì, è una bellissima cosa, è un premio al quale tengo molto, ma non vi posso assicurare nulla. Una sindaca a Lampedusa è sempre sotto il cono dell'emergenza. Lampedusa oggi si trova sotto il tiro di diverse emergenze, non solo l'emergenza dei migranti e del centro di cosiddetta accoglienza che ospita molti più migranti di quanti non ne potrebbe in realtà contenere, un'emergenza idrica, l'emergenza dei rifiuti. Il prossimo anniversario del 3 ottobre, che è molto vicino, lo ricorderete tutti, il naufragio del 3 ottobre che provocò 366 vittime, il più grave disastro del mare nella storia del Mediterraneo dal dopoguerra ad oggi. Abbiamo lavorato a fianco a lei per almeno 3 mesi per riuscire ad averla qua, perché l'obiettivo era quello, però la nostra idea di dare un premio a lei e con lei a Lampedusa è comunque valida anche se lei non c'è. Insomma, noi abbiamo una grande riconoscenza per questa donna, ma soprattutto per quello che questa donna e quell'isola rappresentano.